Benvenuti anche questa settimana a Tutto Motori, una nuova puntata, una nuova avventura, una nuova location, come avete visto alle nostre spalle, perché oggi siamo venuti a trovare gli amici del gruppo Carmeli. Siamo da Autospazio, sono in compagnia dei due ospiti con cui parlerò per la prima parte di questa puntata. Vi racconteremo un po' quello che sta succedendo, che succede e che succederà nel mondo Renault e nel mondo Dacia. Lo faccio con i due brand manager dei rispettivi marchi. Ho il piacere di presentarvi Ivan Ballerini al mio Ciao, fianco. buongiorno, E buonasera. Massimo Brunelli al suo Buonasera. fianco. Allora, comincerei a parlare della storia di come è arrivato un po' il gruppo Carmeli dal suo inizio a poi alla location in cui ci troviamo in particolare. Sì, è una storia che inizia nel 1976, quando il papà del nostro attuale amministratore delegato, il signor Carmeli, ha deciso di fondare l'Autocaravan SRL, che era è una concessionaria Renault di riferimento per la provincia per tanti anni, lo è stata per tanti anni, poi da lì è stata un'escalation di successi, di acquisizioni, fino ad arrivare oggi ad avere cinque sedi nel territorio della provincia di Brescia e di Bergamo. Parlando di acquisizioni, questa di Autospazio, dove siamo oggi, è la più importante, che è avvenuta nel 2017. Sì, è l'ultima È dal punto di l'ultima, vista cronologico. è l'ultima dal punto di vista cronologico. È stata un'acquisizione importante perché ovviamente Autospazio era storicamente comunque una grandissima concessionaria storica di riferimento per la città, quindi è stato un grande obiettivo che ha raggiunto il gruppo in questi anni. Inizio 2021, parliamo praticamente. Quando si parla di automobile si parla adesso solo di incentivi, di passaggio all'elettrico, conviene l'elettrico, conviene l'ibrido, conviene il plug-in. Siccome il nostro pubblico magari non legge tutti i giorni le informazioni sugli incentivi, non sa esattamente quali sono, allora ti chiedo, com'è la situazione incentivi adesso, a fine gennaio 2021? Ma guarda, noi siamo fortunati perché con i nostri brand possiamo accontentare tutte le richieste. Quando parliamo di incentivi possiamo erogare incentivi, quando parliamo di vetture elettriche possiamo vendere vetture elettriche, plug-in e anche hybrid. Differenza, lo dico, magari sai, tecnicamente non tutti sanno che la differenza di una vettura plug-in dalla vettura genericamente chiamata ibrida sta nella possibilità di ricarica esterna, mentre la vettura ibrida fondamentalmente si autoricarica la batteria grazie al motore termico. Questo è quello che accade per la nostra nuova Clio Hybrid. Il cavallo di battaglia Renault viene un po' riconosciuto col nome di Clio. Oggi finalmente anche Renault con questo prodotto abbraccia il mondo green con questa nuova tecnologia dell'ibrido. Tornando invece al discorso che mi hai fatto poco fa degli incentivi, sì, si parla solo di incentivi, no? Il cliente entra, chiede informazioni e a questo punto è molto importante stabilire cosa vuole acquistare e soprattutto in alcuni casi se ha o meno la rottamazione. Mi spiego, sulle vetture plug-in e le vetture elettriche, se Ok. c'è una vettura da rottamare, c'è ovviamente un importo dedicato. C'è invece un altro importo, come scontistica, legata sempre all'incentivo statale per chi invece non ha la vettura da Da rottamare. rottamare. Quindi fondamentalmente riusciamo ad accontentare praticamente quasi tutti. Questo vale anche per alcune vetture termiche, che corrispondono ovviamente alle emissioni dettate dalla normativa, Certo. però sulle vetture termiche vale la regola della sola rottamazione. Quindi se io mi presento in concessionaria e ho una vettura da rottamare, posso avere un incentivo che, a seconda delle fasce. Diciamo che è una spinta per provare a levare dalla circolazione tutte le macchine vecchie ad alti consumi per andare il più velocemente possibile verso delle macchine che abbiano delle emissioni molto più controllate. Quindi si prova a intervenire in quel modo lì su ogni tipologia di gamma, quindi dal termico. Considera che il brand Renault più di 10 anni fa ha iniziato a masticare l'argomento totalmente elettrico, perché già più di 10 anni fa 3-4 vetture in gamma erano totalmente elettriche, però probabilmente non eravamo così pronti come lo siamo oggi, la gente recepiva molto meno, forse non c'erano neanche gli incentivi che ci sono oggi, e quindi però è stato comunque un banco di prova importante. Questi 10 anni sono stati comunque un banco di prova molto importante per arrivare oggi ad essere
prontissimi e è sicuramente tra i principali attori di questo argomento. Io infatti vorrei far vedere, visto che l'hai nominata, la Clio Hybrid, certo. La nuova versione di un modello iconico che ormai, come dicevi giustamente, si associa perfettamente al nome di Renault. Per cui andiamo a vedere un attimo il video di presentazione girato ed effettuato proprio qui, all'interno del salone di Clio Hybrid. Buongiorno, sono Giorgio, consulente Renault di Gruppo Carmeli. Oggi ti presento Renault Clio Hybrid E-Tech 140 cavalli. Una delle nuove proposte del gruppo Renault Full Hybrid, che non va a ridisegnare le linee, tanto che all'esterno Clio Hybrid E-Tech si distingue solo per dettagli quasi invisibili, come la forma più avvolgente dello scudo paraurti posteriore o i loghi E-Tech sul montante centrale e sulla porta del bagagliaio. Le dimensioni rimangono identiche, con 4.05 cm di lunghezza per 1,79 m di larghezza e con ben 1,44 m di altezza. Renault Clio E-Tech si avvale di un motore a benzina a 4 cilindri aspirato da 1.6 litri capace di erogare 91 cavalli e con ben due motori elettrici. La vettura in oggetto presenta cerchi Lega 17, climatizzatore automatico, fari anteriori e posteriori C-Shape a LED, sensori di parcheggio anteriori, posteriori e retrocamera, specchietti retrovisori esterni richiudibili elettricamente, luci automatiche, interno in tessuto misto pelle, una vettura con tutto quello di cui abbiamo bisogno. Se ti è piaciuto il video, lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 77 24 011. I nostri consulenti saranno a tua disposizione. Abbiamo visto le immagini, Massimo, della Clio Hybrid, che ti riguarda ma magari non ti riguarda da vicino, visto che sei il brand manager di Dacia, quindi la sorella, chiamiamola la sorella. Per cui, siccome abbiamo analizzato un po' quella che è l'offerta, quella che è la gamma e quello che è il pensiero di abbracciare un po' questa evoluzione dell'automotive, quindi l'elettrico, l'ibrido, il plug-in, il GPL, insomma tutto quello che è legato a ridurre le emissioni, a ridurre i consumi, anche Dacia sta andando verso questa direzione, è una direzione richiesta dal mercato, questi potrebbero essere anche gli anni fondamentali per questa trasformazione. Sì, Jacopo, perfetto quello che dici, perché questo è un anno fondamentale per Dacia, perché sarà l'anno dove il brand entra nel mondo dell'elettrico. Nella seconda metà dell'anno avremo l'auspicata e la tanto attesa presentazione della Spring, un veicolo low cost elettrico, per far sì di avvicinare qualsiasi tipo di utente, anche target di spesa medio-basso, alla possibilità di guidare l'elettrico. E oggi apriamo l'anno con la presentazione della nuova Sandero, che abbiamo qua dietro, con tutta la gamma a GPL, per ottimizzare i consumi e le emissioni di CO2, senza disnaturare il DNA di Dacia, che di per sé è vetture essenziali e con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Il nuovo modello di Sandero ha fatto un salto in avanti a livello di qualità di materiali, di accessori e a livello di sicurezza, che ha incrementato parecchio il suo posizionamento nel mercato da questo punto di vista. L'avete vista? Ce l'abbiamo qui dietro, esattamente come abbiamo la Clio che avete visto nel video che vedete alle nostre spalle. Al di là della Dacia Sandero, al di là di quello che arriverà nel 2021, però siccome poi noi siamo anche interessati a capire cosa succede proprio all'interno del gruppo Carmeli, cosa succede all'interno delle singole concessionarie, perché poi siamo qui per fare un discorso proprio legato al territorio bresciano, allora io voglio capire anche che convenzioni arrivano se uno viene a acquistare da voi una vettura elettrica, ibrida, plug-in. Adesso, a seconda chiaramente della tipologia, ci saranno delle convenzioni e delle facilitazioni differenti. Sì, noi non abbandoniamo il cliente dopo l'acquisto dell'auto elettrica, perché sappiamo che oggi ancora è un fermo psicologico importante e il mercato non è ancora pronto a dare il supporto auspicato e necessario a tutti gli utenti che affrontano questo acquisto.
Allora, cosa abbiamo pensato noi di Gruppo Carmeli, che abbiamo come nostra priorità l'esperienza e la soddisfazione del cliente dall'inizio alla fine? Abbiamo creato delle partnership con dei primari partner specializzati nel settore elettrico sul territorio bresciano, e forniamo un supporto gratuito, ovviamente, dopo l'acquisto della vettura, direttamente presso l'abitazione del cliente, per valutare tutte le possibilità di ricarica, connessioni che si possono effettivamente mettere in atto nell'abitazione del cliente. Parlo di kilowattora, parlo di eventuale pannello solare, parlo di installazione di una colonnina condivisa in un condominio. Certo, o all'interno del garage personale, se uno vuole avere la sicurezza di poterla mettere sotto carica tutte le sere, che sia ibrido, che sia full elettrico. Sempre con questi partner, scusami Jacopo se ti interrompo, certo, forniamo anche delle tessere precaricate, in modo tale che quando un cliente esce con una macchina elettrica abbia la sicurezza già di poter recarsi presso un qualsiasi tipo di colonnina che abbiamo nel territorio, ma anche sul territorio nazionale, certo, e poter ricaricare già da subito la sua vettura senza nessun tipo di pensiero, perché esce da qua con una tessera che noi gli forniamo, che poi potrebbe essere ricaricata, cambiata con altri partner o quant'altro. A questo punto, anche perché non è facilissimo, io mi sono immaginato, se io avessi raccontato a mio nonno 20 anni fa che nel mercato bresciano mio nonno faceva il meccanico all'OM, per cui diciamo appassionati di automobili vecchio stampo, avessi detto adesso il mercato bresciano vuole passare all'elettrico. È veramente difficile, era difficile da immaginarlo, adesso farlo digerire, al di là del fatto che possa essere di moda per alcuni versi, che possa essere anche diventato di attualità per una questione di emissioni, poi effettivamente uno deve confrontarsi con cosa succede sul suo territorio. Secondo me il processo di aiutare il cliente a capire quanto può diventare facile diventa fondamentale in questo momento. Bravissimo, hanno bisogno e abbiamo bisogno di essere informati. Oggi il supporto che noi diamo di informazione al cliente finale fa sì che si superino questo tipo di barriere, perché poi il nostro territorio bresciano, siamo anche fortunati perché abbiamo una miriade di colonnine sia sulla città ma anche in provincia, certo, e addirittura oggi ci sono certi comuni dell'Interland che offrono la ricarica ancora gratuita per i veicoli elettrici da questo punto di vista, quindi è molto comodo, basta sapere e conoscere queste dinamiche e noi forniamo questa conoscenza per usufruire e sfruttare al meglio questa opportunità. E infatti Massimo mi ha parlato, Ivan, del post vendita, di come ti aiuto poi ad utilizzare il tuo veicolo elettrico ibrido, però io vorrei parlare con te e partire un po' dall'inizio, cioè come mi aiuti a sceglierlo, perché io penso che sia un prodotto, soprattutto come dicevamo per il bresciano e per la tipologia di appassionato di automobili o di acquirente bresciano, che deve provarlo, deve capire che tipologia di auto avrà in mano, e allora voi qui forse siete riusciti a fare qualcosa di particolare, di un po' diverso. Sì, premessa che quando acquisti una vettura è un acquisto importante, e il test drive, la prova, è importante a 360 gradi qualsiasi prodotto tu acquisti. Sicuramente quando ti affacci al mondo elettrico, plug-in o ibrido, fare un test drive è la base, è fondamentale. Perché? Perché innanzitutto capisci come va la vettura, capisci varie dinamiche di ricarica, capisci anche, diciamo, che tipo di percorrenza in che tipo di percorrenza puoi ottimizzare quel tipo di vettura. Quindi ti dico, il test drive è fondamentale. Noi stiamo mettendo in pista uno strumento, un dispositivo fantastico sulle nostre vetture hybrid, sì, anche elettriche, che fondamentalmente cosa fa? Dopo il test drive registra tutti i dati che hai diciamo prodotto nel test drive e li forniamo al cliente, in maniera tale che il cliente, dopo che ha effettuato questo test drive, riceve come una pagella dove viene indicato il tipo di percorso che ho fatto, cosa ho risparmiato, quanto ho ricaricato, e fidati che questo è il, diciamo, il modo più corretto e più lampante per mostrare, soprattutto un cliente che arriva e magari non ha tanta, diciamo, informazione in merito, certo, dicevo, è lo strumento fondamentale che ti consente di avere la massima chiarezza e che ti consente anche di magari fare la scelta più azzeccata, visto che poi l'automobile, santo cielo, non la cambiamo ogni 6 mesi, purtroppo per noi.
Anzi, dovete dare un sacco di pagelle truccate per dare tutto positivo sui test drive, perché sennò, attenzione, bisogna truccare le pagelle, che rischi di avere dei brutti voti in pagella. Massimo, tra l'altro, è vero che l'elettrico è un po' quello che interessa adesso, ma non è detto che l'elettrico sia la soluzione a tutti i percorsi, a tutti gli utenti, nel senso, mi spiego meglio, a seconda, come diceva giustamente Ivan, della tipologia di utilizzo che fai dell'auto, a seconda della tipologia di necessità di percorrenza che fai, io devo e provo ad andare a consigliarti la tipologia di auto migliore, che in un caso può essere un ibrida plug-in, nel caso può essere un'ibrida normale, può essere un'elettrica, va valutato proprio il tutto, come può essere un'auto GPL. Correttissimo, Jacopo, quello che dici. Infatti mi aggancio al discorso che ha fatto Ivan poco fa. Noi con questa soluzione di test drive, con questa, chiamiamola, scatola nera che installiamo sulle nostre vetture di test drive, che utilizziamo poi nel fare percorrenza, che poi a volte qualche cliente ci comunica che fa durante la sua vita normale, quotidiana, proviamo a fare questi percorsi con il cliente e vediamo la differenza che, di emissioni, di consumo, di usura della vettura e quant'altro, che avrebbe con una macchina normale termica classica oppure la macchina che avrebbe prima. E credimi che oggi, al di là di questo fermo psicologico che c'è ancora un po' sulla cultura dell'elettrico, quando scendono da questo test drive, riusciamo a scaricare i dati, condividerli in diretta con il cliente davanti al PC, ci si rende conto, loro prima di noi, che alla fine c'è un vantaggio notevole, quasi il 70-80% dei casi. Poi, ripeto, ci sono ancora clienti particolari che fanno i 40, 50, 60 mila chilometri all'anno, che sono casi da prendere e gestire singolarmente e valutare caso per caso, insomma. Ti chiedo anche, siccome ho letto sul vostro sito, sono andato un po' a spulciare, chiaramente dovevo venire a trovarvi, quindi qualcosa dovevo leggere prima di venire a farvi queste interrogazioni. Sono venuto scherzosamente, chiaramente, e ho visto che avete anche una grossissima attenzione ai feedback digitali che ricevete, cioè all'essere pronti sul mercato che si sta digitalizzando tantissimo, come avete detto giustamente, con i dati e con la risposta del test drive, ma anche con quanto è la percentuale di interesse e di apprezzamento del cliente che viene a trovarvi, sia che venga per il service, sia che venga per acquisire l'auto. No, sì, questo è vero, Jacopo. Parto dall'inizio della tua affermazione che, grazie al cielo, e questo lo dico come nota di orgoglio, oltre a te che hai visitato il nostro sito per venire a trovarci, abbiamo un sito che è veramente strutturato in maniera professionale, precisa e semplice per l'utente che lo utilizza. Tieni presente che l'abbiamo sviluppato da anni grazie al nostro reparto marketing e oggi abbiamo circa 5-6 mila impression al giorno di visite, impression sono le visite che abbiamo giornaliere, quindi siamo molto fieri da questo punto di vista. Tornando alla reputazione digitale, non è un luogo comune, in Gruppo Carmeli, nel DNA dei nostri collaboratori, ci viene messo dall'alto, inculcato, come si può dire, la soddisfazione, l'esperienza eccellente, facile e pienamente soddisfatti di tutti i clienti che entrano in contatto con noi. Tant'è che, come hai visto giustamente tu nel spulciare il nostro sito, nel 2019 siamo tra i primi 10 concessionari a livello nazionale come reputazione digitale. Per farla in poche parole, siamo i concessionari, tra i 10 concessionari in Italia, che hanno più recensioni a 5 stelle. Ma voglio essere orgoglioso solo di quello. Dietro una recensione 5 stelle c'è un'esperienza di un cliente, c'è un cliente che è entrato in Gruppo Carmeli e ha acquistato la vettura, è stato seguito passo per passo, l'ha ritirata e poi si è sentito di esprimere questa soddisfazione che per noi è il nostro orgoglio principale, che va anche al di là della singola vendita a volte. Ecco, per cui è un attestato ulteriore di merito al lavoro svolto in questi anni. Io ringrazio Ivan e Massimo che mi hanno fatto compagnia per questa prima parte di Tutto Motori. Noi dobbiamo andare un paio di minuti in pubblicità, ma poi torniamo sempre qui ad Autospazio. Eccoci tornati a Tutto Motore, siamo ovviamente nella stessa location, siamo ancora
da Autospazio non ho più gli stessi compagni di viaggio, l'ho cambiato, è arrivato il responsabile del service, quindi vi presento Nicola Mazzucchi, buonasera. Buonasera. Allora Nicola, intanto cosa fa il responsabile del service di una concessionaria? Ti chiedo perché cosa fa, che cos'è il service di una concessionaria, quanto è importante. Dai, ti faccio tre domande in sequenza così possiamo anche allargare il discorso. L'assistenza post vendita è veramente fondamentale perché comunque quando un cliente compra un'auto fa un acquisto importante, quindi si aspetta di poterne godere con la massima sicurezza, il massimo divertimento e più a lungo possibile. Quindi è veramente strategico. Nel logo di Gruppo Carmeli c'è una scritta guida felice. Il mio compito è quello di tenere fede a questa promessa garantendo una squadra altamente performante e specializzata. Tra l'altro, cioè una volta vendevi l'auto ed era fatta, il tuo obiettivo era vendere l'auto, adesso la cosa più facile, chiaramente scherzando o definendola in maniera più facile, è quella di venderla, la cosa più difficile diventa curare il cliente dalla A alla Z, da quando ha in mano la macchina che gli abbiamo venduto, perché penso che questo sia il vostro compito e diventa sempre più complesso, perché adesso la differenza non la fa più la vendita, che lo faceva una volta, la fa tantissimo il post vendita. Assolutamente, e la nostra sfida tutti i giorni, mia e della mia squadra, è proprio quella di far sì che anche nel caso di una manutenzione o di una piccola grana che può insorgere sull'auto, il cliente comunque esca veramente soddisfatto per il servizio che ha ricevuto. E mi pare che tra l'altro a livello di soddisfazione, siccome ne abbiamo parlato prima anche con i tuoi colleghi, il livello di soddisfazione della concessionaria ma anche il livello di soddisfazione del service da parte del cliente è altissimo qui da Gruppo Carmeli. Sì, sì, questo è merito del nostro titolare che ha un innato senso del servizio e che ha trasmesso questa cultura a tutta la squadra. Abbiamo un ufficio qualità che si occupa proprio di indagare sul grado di soddisfazione di tutti i clienti che transitano per un motivo o per l'altro dalle nostre officine, e sapere che nel 2020 il 97% dei clienti si è dichiarato completamente soddisfatto per noi non è solo un motivo di orgoglio, ma è anche fonte di motivazione per continuare a fare sempre meglio. E dal restante 3% invece trarre degli spunti per rivedere i nostri processi e puntare comunque ad eccedere le aspettative del cliente. Anche perché si parte dal presupposto che piacere a tutti è quasi impossibile, però trovare il modo per riuscire a soddisfare tutti al 100% in qualche modo piano piano. Noi ci proviamo. E poi è un po' quel fil rouge che collega la filosofia di nascita del Gruppo Carmeli, che nasce con un'officina che quindi era servizio alla base per poi diventare un venditore di auto, che però mantiene l'importanza del servizio, che era lo stesso che facevi poi 50 anni prima quando il mercato era completamente diverso. C'è anche un po' di romanticismo così in questa filosofia che rimane. È proprio così, il DNA di Gruppo Carmeli è rimasto molto incentrato anche sull'assistenza post vendita. Considera che abbiamo 7 officine, 3 Nissan, 2 Renault Dacia, una Mercedes, una multimarca, un magazzino che distribuisce ricambi originali a tutta la rete generica nostra partner. Abbiamo 25 meccanici, 12 tra accettatori e impiegati assistenza, 10 magazzinieri con un'esperienza media di oltre 10 anni sui motori che commercializziamo. Unito alle centinaia di formazioni che svolgono durante l'anno, questo garantisce un grado di soddisfazione veramente elevato. Io tra l'altro voglio far vedere una cosa particolare, sempre vagando sul vostro sito, come dicevo prima, ho trovato anche alcuni video che vengono fatti come quelli che vi abbiamo fatto vedere a proposito di Clio Hybrid Nuova Sandero, ma ho trovato anche il video di come funziona l'igienizzazione ai tempi del Covid all'interno del Gruppo Carmeli. Ve lo facciamo vedere.
Abbiamo visto, Nicola, il video di un particolare che però è diventato necessario e fondamentale in un anno 2020 che abbiamo appena passato e fondamentale anche in questo 2021 e per il futuro, che è trovare l'approccio per gestire al meglio il service, l'aiuto al cliente, i servizi al cliente in un anno in cui ci sono le restrizioni legate al Covid-19. Sì, esatto. Abbiamo dovuto in questo momento di crisi sanitaria rivedere alcuni dei nostri processi, specialmente quelli che prevedono un contatto con il cliente, e ovviamente adottare tutti quelli che sono le misure di prevenzione. Abbiamo anche implementato una modalità di accettazione che non prevede necessariamente il contatto fisico con il cliente, introducendo degli strumenti digitali. Inoltre abbiamo anche rafforzato un servizio che in realtà avevamo già lanciato prima della crisi sanitaria, che è quello del tagliando a domicilio. Sì. L'avevamo lanciato proprio per andare incontro a quei clienti che per la frenesia giornaliera e la mancanza di tempo facevano fatica a recarsi fisicamente in concessionaria. Sostanzialmente concordiamo con il cliente un momento, un punto di incontro in un orario determinato, portiamo eventualmente anche un'auto di cortesia elettrica che lasciamo sostitutiva e concordiamo con il cliente i lavori da svolgere sull'auto. Lo teniamo aggiornato attraverso un videomessaggio con l'auto direttamente sul ponte in officina. Praticamente puoi seguire la tua auto virtualmente, ormai, esatto. Come se fossi in officina con voi. Esatto, non ci si scappa. E sostanzialmente poi riportiamo l'auto igienizzata, come avete visto, presso il domicilio o fuori dall'ufficio del cliente. Questo è un servizio che è stato molto apprezzato, soprattutto ora che comunque le persone, anche se legittimamente potrebbero recarsi in concessionaria, preferiscono non muoversi da casa. Tra l'altro un servizio avanti coi tempi, perché era diversi anni che lo avete, magari adesso l'avete implementato, sviluppato anche tramite chiaramente servizi digitali, ma un servizio che adesso è fondamentale, anzi forse diventa quasi l'unico modo per permettere a tutti di avere la possibilità di fare il tagliando. E voi ci eravate già arrivati da qualche anno, sì, era già in via di sviluppo. Tant'è che in effetti avevamo già implementato anche una modalità di pagamento online che non prevedesse proprio, diciamo, il contatto fisico, il momento della cassa, diciamo, col cliente. Praticamente diventate dei piccoli agenti segreti che vanno a gestirti l'auto e fanno tutto nell'ombra e ti ritrovi l'auto perfetta senza neanche dover passare dal via. Esatto, esatto. Come vedi anche il post vendita sta evolvendosi in maniera un po' naturale, un po' forzata, ma da difficoltà possono nascere anche delle iniziative interessanti. Questo è un periodo dell'anno particolare, tra l'altro, a proposito del servizio, perché è un po' quel periodo dove o si è già fatto il cambio gomme o si fa il cambio gomme. Io prima ancora di chiederti del cambio gomme e del se avete dei servizi e delle cose dedicate, ti chiedo da specialista anche: ha senso il cambio gomme? Ha senso le gomme quattro stagioni? Assolutamente, noi cerchiamo di spiegare sempre ai nostri clienti l'importanza del circolare in piena sicurezza con delle gomme invernali nel periodo di freddi. Non solo in alcuni casi è una norma di legge, ma lo riteniamo veramente un servizio legato alla sicurezza. Quindi proponiamo una vastissima gamma di kit invernali, quindi sì, cerchi più gomme invernali che coprono praticamente tutto il nostro range di automobili, e proprio per promuovere questo servizio includiamo nel prezzo dell'acquisto anche il montaggio e il deposito estivo. Quindi sì, un vantaggio non indifferente, vuol dire che io comunque vengo solo a montare la gomma quando ne ho la necessità, anzi magari vengo consigliato sul periodo migliore a seconda temperature, previsioni, momenti, perché chiaramente se io abito a Brescia o se io abito a Lumezzane ho delle differenze di necessità, chiaro, probabilmente chiaro, delle gomme, e vengo anche magari consigliato su qual è il momento migliore su cui fare il mio cambio gomme e programmarlo con voi. Assolutamente. E allora ti ringrazio, Nicola. Grazie a te, Jacopo. Vi abbiamo fatto vedere, avete visto le immagini, vedrete le immagini di come funziona il service, di tutto quello che succede, di tutte queste persone che vi ha raccontato Nicola, che lavorano magari dietro le quinte per rendere la vostra macchina sempre più precisa e sempre più sicura. Ora torniamo in pubblicità, ma poi ci rivediamo per l'ultima parte di questa puntata di Tutto Motore.
Ultima parte di Tutto Motori, ultima parte di questa puntata, chiaramente, quella che stiamo facendo ospiti dal gruppo Carmelli, in particolare da Autospazio qui in via San Zeno. Ho cambiato nuovamente l'ospite perché cambiamo argomento. È arrivato Massimo Patti a trovarmi. Buonasera. Buonasera, ciao Massimo, che abbiamo già una predilezione, viene da una famiglia di cestisti, per cui abbiamo già un collegamento diretto e ancestrale, al di là del basket, di cui al momento non possiamo parlare, però possiamo parlare di un argomento inesplorato fino adesso su Automotori, che è il servizio delle automobili commerciali, a dire che siano veicoli commerciali o che siano automobili al servizio di aziende, è una terra inesplorata. Quindi ti darei proprio carta bianca per cominciare questo discorso. Sì, diciamo che parlare di aziende, di business aziende per quanto riguarda Autospazio è un'esperienza importante che ci portiamo dietro da parecchi anni. Quando il gruppo Carmelli ha acquisito Autospazio ha sposato un po' la filosofia di una realtà che guardava in maniera specifica e diretta a quello che è il business delle aziende. Quindi le aziende ci contattano, hanno bisogno di noi per quanto riguarda per esempio la fornitura di autocarri per trasportare le merci, ma anche per muovere le persone e i propri dipendenti su quelle che cosiddette sono le autovetture N1. E io ti chiedo quanto è importante, quanto è, perché è un mercato che non tante concessionarie vanno ad esplorare, eppure Brescia è un territorio che ha una quantità di aziende, una quantità di necessità aziendali enormi. Per cui avete, diciamo, del materiale per le mani in questo discorso. Diciamo senso. Che Brescia, la conosciamo tutti, è una delle città con il PIL pro capite più alto d'Europa. Noi da questo punto di vista rappresentiamo proprio la continuità rispetto al patrimonio, diciamo, di industrializzazione della città. A Brescia immatricoliamo più autocarri rispetto a molte metropoli d'Italia. Noi siamo il terzo immatricolato d'Italia per quanto riguarda la fornitura di Renault e Dacia. Lascio stare la pandemia, però nel 2019 abbiamo immatricolato 570 furgoni e questo a testimonianza del fatto che l'attività imprenditoriale della nostra città è molto importante e quindi deve essere adeguatamente servita con un servizio ad hoc. E io nel controllare, nelle informazioni, nel carpirle sul vostro sito trovo la denominazione Centro Renault Pro Plus. Siccome io poi dopo non ho voluto stare a leggere tutte le spiegazioni, perché sennò poi non c'era neanche il divertimento di farmele raccontare da voi, ti chiedo cosa significa per Renault avere poi un centro Renault Pro Plus, come è in questo momento Autospazio. Ora, il centro Pro Plus è una specificazione delle concessionarie, quindi le concessionarie Renault in Italia sono quasi 100, non tutte sono concessionarie Pro Plus. Pro Plus vuol dire avere una declinazione e un'infarinatura specifica e diretta nei confronti del mercato aziende. Noi, avete visto la nostra esposizione, siamo forniti di un determinato stock di veicoli, quindi siamo sempre nella possibilità di consigliare, di servire anche in pronta consegna, anzi spessissimo in pronta consegna le richieste che ci arrivano dal cliente. Essere Pro Plus vuol dire avere anche un service, so che avete parlato di service prima, sì. Dedicato alle aziende con una rete specifica, con un binario specifico, per esempio nella situazione del sabato dove lavoriamo quasi esclusivamente con le aziende. Anche perché immagino che le aziende abbiano delle necessità completamente diverse per tempistiche e modalità di un utente medio. Assolutamente. E per cui bisogna avere per forza un servizio dedicato. Una delle nostre caratteristiche per esempio è la tempistica, quindi il fatto, da qui poi l'esigenza di avere un nutrito parco di veicoli a stock, perché con la tempistica giusta riesce a rispondere a quelle che sono le esigenze del cliente. Ultimamente una delle richieste che ci arriva appunto dai nostri clienti è quella di soddisfarli in poco tempo, perché vuoi la legge fiscale che è diventata favorevole, vuoi che il veicolo magari ha lavorato troppo, i nostri artigiani nervuruti della zona che li sfruttano tanto, e così magari in 4-5 giorni riusciamo a dare un veicolo, certo. In situazioni incredibilmente di grande necessità, traffico e necessità, certo. Siamo riusciti in 2 giorni a mettere in macchina un cliente, e questo per la nostra declinazione, per la nostra organizzazione, ma anche perché l'organizzazione Pro Plus ci ha dato l'opportunità di sviluppare questo tipo di anche attività. Anche perché è un business che diventa sempre più importante, avete il salone dedicato, avete la possibilità di costruire le flotte aziendali, cioè sono comunque degli step che vi permettono di lavorare in un certo modo
in un settore molto particolare dell'automobile. In modo particolare ha avuto spazio nel gruppo Carmeli, che fu una novità nel 2017 quando ci fu il closing, certo, l'acquisizione, è diventata uno dei primi casi in Italia una concessionaria nella concessionaria, quindi la mia figura che curo l'aspetto delle aziende è una figura che abbiamo tra virgolette creato noi nell'ambito Renault, quindi noi abbiamo per esempio una flotta di venditori che cura esclusivamente le aziende, abbiamo un back office, un'amministrazione che lavora esclusivamente con le aziende, abbiamo un salone, quello che abbiamo visto, sì, dove ci sono esclusivamente veicoli aziendali. La concessionaria nella concessionaria, quindi direi pro plus al quadrato, se certo, qualcuno a Roma mi... All'ennesima potenza. Tra l'altro poi il mondo del commerciale immagino abbia una richiesta di personalizzazione di allestimenti molto particolare, perché non è facile andare a soddisfare le esigenze di, come dicevi giustamente, dell'artigiano, della grande azienda, dell'artigiano che fa un settore merceologico completamente diverso, per cui immagino ci sia anche una complicazione e una difficoltà nell'andare poi a soddisfare le richieste particolari. Tu che vieni dal basket sai che nel nostro sport abbiamo gli specialisti. Esatto, no? Esatto. Noi siamo un po' gli specialisti, quindi ci dedichiamo a un certo tipo di richiesta. Ovviamente il rapporto con gli allestitori è fondamentale, direi quasi quotidiano, però al di là di quello mi piace pensare al fatto che negli anni abbiamo creato un rapporto con i clienti che ci ha portato a conoscere le esigenze del cliente e in base a quello reagire e andare a cercare le soluzioni, certo, per il cliente. Addirittura le trovate prima, perché sapete già dove vi porterà oggi quel mercato avendo questa storicità. Assolutamente, oggi così, quando il cliente ci contatta spesso e volentieri riusciamo ad anticipare la loro esigenza, certo, perché sono esperienze che abbiamo vissuto prima. E alcune volte, non lo nascondo, abbiamo avuto anche la situazione opposta, ovvero il cliente che magari ha effettuato un percorso sotto altri aspetti con altri allestitori che ha insegnato qualcosa a noi. E noi ovviamente abbiamo captato e ce lo siamo fatto proprio. Un grande pittore, un grande ladro, il grande venditore di veicoli commerciali, di sviluppatore. Non ci offendiamo mai, quando c'è da imparare qualcosa. Giusto così, sviluppare le idee, sì, migliori che si trovano. Tra l'altro, dicevi prima, lasciamo stare il periodo pandemia, ma vado a prenderlo però proprio perché abbiamo appena finito il 2020. Apriamo il 2021 e, come ne abbiamo parlato dal punto di vista delle automobili, diciamo, civili, degli incentivi e di quello che può essere i vantaggi fiscali nell'andare ad acquisire, anche la gamma dei veicoli commerciali ha dei vantaggi e degli incentivi, perché non dimentichiamoci che sono dei momenti dove lo Stato e anche i vari marchi provano ad andare incontro al cliente. Assolutamente, è stata una bella novità quella del 2021, con la prima volta, tra l'altro a memoria mia, che gli ecoincentivi vengono varati nel primo semestre dell'anno. In passato ciò accadeva nell'ultimo quadrimestre o al limite nell'ultimo semestre. Gli incentivi sono discretamente importanti, vanno a colpire i veicoli commerciali elettrici ibridi, ma anche i veicoli diesel, che sono la moltitudine, sono il 95%, la maggior parte immagino dei veicoli commerciali. L'incentivo è piuttosto importante, va addirittura a 3.200 euro quando si sta acquistando un veicolo 3,5 ton, che sono, per dare l'idea, quando suona il corriere ci viene, certo, a portare l'acquisto. Il classico furgone, diciamo. Il classico furgone, che nel nostro caso diventa un furgone particolarmente specializzato quando il cliente chiede un cassone fisso, un trasporto di una sponda, un trasporto magari con una gru di pesi a determinate altezze. Sono tutte le situazioni che in questi anni ci hanno portato a gestire e a creare questi veicoli. Veicoli, tra l'altro, Renault e Dacia, che stanno, non voglio dire dominando il mercato, però hanno un livello di apprezzamento all'interno del mercato commerciale altissimo, un rapporto qualità-prezzo che adesso chiaramente non ci interessa neanche fare la disamina di ogni singolo prezzo, ma in generale danno un grado di soddisfazione altissimo del cliente. Devo dire che siamo stati fortunati in questi anni, nel senso che i risultati mirabili del 2000, anche del 2020, dove noi abbiamo perso meno del mercato, sono stati dovuti alla nostra buona volontà, ma anche alla fortuna di avere, quello che dicevi tu, una gamma, sì, onestamente, sì, estremamente valida, rapporto qualità-prezzo ottimale, affidabilità molto importante per riuscire a vendere negli anni, dare un'affidabilità al cliente che
ogni mattina con il veicolo ci va a lavorare, quindi gli imprevisti, la macchina che non parte, la batteria che salta, insomma. Infatti quello, proprio la domanda che ti voglio fare per chiudere questo segmento sul commerciale: qual è secondo te la cosa più importante rispetto ai veicoli commerciali, al mercato commerciale? L'affidabilità del mezzo? Beh, sicuramente è un po'. Lì bisogna fare la sintesi, un baricentro, è l'affidabilità importantissima, le caratteristiche tecniche, quindi la portata e la misura. Noi abbiamo per esempio veicoli che hanno fatto la storia del mondo del trasporto, mi viene in mente Trafic, perché è stato il primo a essere perfettamente rettangolare. E certo, quindi tutti ci hanno copiato, poi l'anno scorso abbiamo cominciato a venderlo anche ai nostri concorrenti italiani che sono, diciamo, nella nostra zona in cima alla classifica di penetrazione. Noi siamo sul podio e che per Renault è, diciamo, abbastanza strano, insomma, siamo sul podio a Brescia, purtroppo in altre regioni un po' meno, proprio perché siamo riusciti a creare questo tipo di organizzazione che, ripeto, per adesso è ancora quasi unica in Italia. Qual è il futuro del veicolo commerciale? Perché adesso arriva la digitalizzazione, arrivano le necessità completamente diverse delle aziende, dei piccoli artigiani. Adesso sta cambiando, chiederanno sempre di più l'elettrico, chiederanno, non so, cosa vedi nei prossimi anni? Domanda particolarmente impegnativa questa. Anzitutto nel 2022 ci sarà da approfondire quello che sarà l'Euro 7, che riguarderà solo il trasporto merci, quindi solo i furgoni, sì. Esattamente non sappiamo cosa questo includerà. Sicuramente credo che su grandi volumi sarà difficile elettrificare i nostri veicoli, come per esempio facciamo sui volumi piccoli. Certo. Noi siamo stati i primi a immatricolare e a distribuire per esempio il Kangoo elettrico, che è un veicolo che va esclusivamente con trazione zero emissioni. È una macchina che può trasportare 5 quintali e 3 metri cubi di certo volumetria. Vedremo, non sappiamo ancora quando sarà possibile trasportare 10 quintali e 20 metri cubi. La problematica non riguarda solo noi, ma riguarda per esempio gli autotreni e da lì tutta la grande certo distribuzione. Quindi se vogliamo avere in tavola qualcosa da mangiare, dobbiamo rifornirsi di tutti quei tir certo refrigerati che ci portano a casa la roba. Quindi insomma sarà sicuramente un periodo di grande trasformismo. Io credo che però nei prossimi anni sarà ancora il diesel a farla da padrone, con tanta elettronica. Non ti nascondo che negli ultimi 2 anni abbiamo avuto, insomma, l'artigiano, adesso anche il classico muratore che magari è non troppo predisposto alla tecnologia, insomma, guida la macchina, mentre guida riesce a essere servoassistito, riesce a parlare con i propri fornitori, certo, col proprio commercialista, con la moglie qualora gli voglia rispondere alcune volte. Questo ogni tanto vengo, non succede, perché l'opzione, si può anche lasciare la chiamata persa, dalla closet, esatto, del volante, esatto. Ti ringrazio Massimo, grazie mille per averci raccontato un po' come funziona il mondo del commerciale. Per questa puntata di Tutto Motore abbiamo finito, almeno per questa singola puntata, per questa esperienza ad Autospazio. Chiaramente il nostro viaggio non si ferma qui, ma prosegue. Ci rivediamo settimana prossima per una nuova avventura.